La Camera di Commercio di Pescara presenta la fiera regionale più esclusiva sul Fashion Wedding, Pescara Sposi 2013. Il 5 e 6 ottobre al Polo Espositivo del Porto Turistico dalle 15 alle 21. Un sabato ed una domenica dedicati agli esclusivi suggerimenti delle eccellenze regionali del mondo del wedding. Un'area cake design per le nuove dolci tendenze artistiche. Pocket Magazine, partner della Kermesse. E momenti glamour d'alta moda. Pronti per il sì? Il 5-6 ottobre al Polo Espositivo del Porto Turistico di Pescara. TDC, www.fierapescarasposi.it. Diventa un nostro follower su Facebook. Fiera Pescara Sposi. Restauro, innovazione e green economy sono questi i tre obiettivi della terza edizione del Salone della Ricostruzione all'Aquila. Fittissimo il programma, tantissime le autorità presenti, le istituzioni e i soggetti privati che parleranno insieme di ricostruzione della città dell'Aquila e di tutti i comuni interessati dal cratere del 2009. Fiere dintorni vi porterà alla scoperta di questa kermesse fieristica che ha come obiettivo primario la promozione del nostro territorio, dell'Abruzzo. Tra le nuvole e i sassi passano i sogni di tutti. Passa il sole ogni giorno senza mai tardare. Roberto Di Vincenzo, presidente Carsa, tagliamo il terzo nastro del Salone della Ricostruzione. Sì, un nastro questo molto importante perché lo slogan che abbiamo pensato per questa manifestazione, L'Aquila riparte, non poteva essere più idoneo. Ieri il Senato ha approvato un emendamento che prevede oltre 1 miliardo di investimenti sull'Aquila per quest'anno e quindi diciamo sì, la ricostruzione riparte effettivamente, ci sono i soldi, ci sono i progetti, ci sono progetti approvati e quindi un salone che può solo crescere. Day by day. Una ricostruzione che riparte all'insegna della green economy. Beh, noi abbiamo voluto dare da parte nostra un segnale per quello che possiamo fare come privati, abbiamo voluto fare la prima fiera dell'edilizia italiana totalmente realizzata con materiali riciclati e riciclabili per dire è indispensabile che anche la ricostruzione si muova in questa ottica perché poi significa non solo la fondamentale migliore qualità della vita all'interno delle abitazioni, ma significa risparmio energetico, ma significa anche che se si utilizzano tecnologie innovative può nascere su questo territorio una filiera delle costruzioni che rimanga anche dopo il processo della ricostruzione, ovvero che l'accompagni e rimanga. Si fa grande così e comincia. Onorevole, qui al Salone della Ricostruzione, peraltro ieri un emendamento importantissimo del Senato per la ricostruzione dell'Aquila. Sì, una norma di enorme rilievo per dare impulso alla ricostruzione in un momento decisivo, come sappiamo tutti, come è stato sottolineato dal sindaco dell'Aquila e dagli altri sindaci del cratere, 1.200.000.000 spalmati in 6 anni, in parte già anticipabili. Vi è stata un'integrazione che abbiamo fatto come governo ieri alla possibilità di attingere alla liquidità già a partire da quest'anno, per altra parte con interventi successivi di aggiustamento abbiamo intenzione di anticipare la spendibilità della risorsa stessa in modo tale da metterla funzionalmente al servizio dell'andamento dei cantieri. Qualche volta si vede una luce di prua, qualcuno grida domani. Dottoressa Luana Patricelli, project manager del SAIE di Bologna, una collaborazione che si restaura quest'anno qui al Salone della Ricostruzione. Assolutamente sì, noi siamo come Bologna Fiere partner del Salone della Ricostruzione dalla prima edizione
e quindi siamo sempre stati vicino e c'è questa simbiosi tra Abruzzo ed Emilia attraverso queste due nostre manifestazioni. E coincidenti poi con purtroppo quello che c'è stato, e cioè il terremoto che ha colpito tutte e due le regioni. Non siamo così soli, non siamo così soli, non siamo così soli. E la nuova frontiera della ricostruzione attraverso la green economy? Assolutamente sì, perché diciamo che il mondo dell'edilizia è totalmente in crisi, il nuovo costruire per adesso non è più possibile e quindi l'unica risorsa effettivamente da dover sfruttare è proprio la rigenerazione degli edifici attraverso quindi una riqualificazione degli edifici stessi in chiave energetica e chiaramente anche l'antisismica, perché non dimentichiamo che le due cose devono comunque essere associate e funzionare insieme. Siamo così soli, 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 siamo così soli. Presidente Becci, la Camera di Commercio di Pescara. Questa iniziativa credo sia stata una stupenda idea e soprattutto una necessità del nostro territorio per essere vicini all'Aquila, alla realtà aquilana che ha assoluta necessità di ripartire e soprattutto per ridare anche speranza di mercato alle nostre imprese che in questo momento soffrono in modo particolare. So che si passa il confine. Siamo adesso nello stand di Tetto Facile con il titolare Santo Polimeni. Allora, da che cosa nasce e quando nasce la vostra azienda? Beh, è un'azienda diciamo che ha ormai una cinquantina d'anni di esperienza. Siamo sempre stati legati alle strutture in acciaio, diciamo, specialmente sulle strutture traliciate. Da una trentina d'anni le abbiamo poste diciamo, sulla parte edilizia, diciamo, quindi sulle edifici di civile abitazione, quindi costruiamo adesso in maniera sistematica un kit per realizzare appunto delle strutture a secco con dei tralici in acciaio abbinati poi a una serie di pacchetti di coibentazione, di rifinitura per poter realizzare tetti, solai, pareti, anche case diciamo finite così con una struttura portante in carpenteria metallica, quindi estremamente resistente, poi con tutte le caratteristiche appunto di resistenza nel tempo e quindi anche delle prestazioni antisismiche, con delle prestazioni termiche, acustiche legate a tutti questi sistemi di coibentazione diciamo che danno un valore aggiunto a queste case che hanno ormai delle prestazioni energetiche estremamente alte. Abbiamo un sistema di ventilazione anche che integra appunto il risparmio energetico con un ricambio d'aria anche dall'appartamento, quindi un sistema particolare brevettato a livello europeo che dà un valore aggiunto appunto a una costruzione che oltre a essere estremamente coibentata dà anche una vivibilità diciamo dell'ambiente abitativo diciamo. In termini di sostenibilità? Sì, c'è questo discorso di risparmio energetico legato diciamo, alla ventilazione e poi che è estremamente interessante e poi anche il fatto di utilizzare dell'acciaio che ha delle prestazioni meccaniche estremamente forti e quindi utilizzare un materiale con delle prestazioni elevate fa sì che se ne possa adoperare meno e di conseguenza diciamo, la sostenibilità è legata a questo discorso qui, quindi se lo andiamo a paragonare per esempio a una struttura in legno utilizziamo 30 volte meno che non fare una struttura in legno. Tettofacile.it è il sito, quindi estremamente facile, siamo a Sanremo, tra Monte Carlo e Sanremo, nella zona appunto legata al confine con la Francia, abbiamo dei punti vendita un po' in tutta Italia, quindi siamo sul territorio ormai da qualche anno diciamo, pronti a poter diciamo, dare servizio e proporre il prodotto in maniera piuttosto capillare.
direttore storico dell'edilizia abruzzese Tasso e Candeloro. Ingegner Tasso, una grande storia per il nostro territorio. Sì, sono gli anni a dirlo. La nostra missione, il nostro servizio è sempre in continua evoluzione. Cerchiamo di far apparire la casa mai un problema, bensì è un sogno della vita che uno deve realizzare, e diamo tutti gli strumenti e tutto ciò che, diciamo, occorre per viverla al meglio. E Paola Tasso, un servizio alla clientela che è particolare, è di qualità e quali caratteristiche ha? È un servizio completo che accompagna giovani coppie, adulti, tutti i tipi di età, insomma, verso l'approccio a quella che è la realizzazione di un sogno, poi, che tante volte viene visto lontano, inaccessibile, e forse la differenza è proprio questa. Li accompagniamo in tutte le fasi, dalla scelta e dalla fattibilità, quindi anche l'accesso ad un mutuo, che potrebbe veramente fare la differenza e garantire quella possibilità in più che loro non hanno, fino alla consegna chiave in mano e quindi alla fine alla materializzazione di quello che veniva visto come qualcosa di non possibile. La novità che propone Tasso e Candeloro è? Ma più che novità è che ci siamo veramente, abbiamo voluto mettere a frutto un po' la nostra esperienza nel coprire una fetta di mercato che noi l'abbiamo chiamata Artù, cioè vivi da re in 4 mesi, e cioè consentire anche a chi pensava di non potersi permettere una casetta singola, una realizzazione per costi o per la scelta per il terreno, e invece con opportune, diciamo, indicazioni, l'esperienza e quant'altro, è un sogno assolutamente realizzabile, al costo paragonabile anche, se vogliamo, a un appartamento, e a costi, devo dire, veramente accessibili, qualità al top. Costruiamo sempre solo in classe A, risparmio energetico per noi è una costante, non lo dicevamo nemmeno, e quindi veramente ci sta dando soddisfazione. Solo costruire, ma ricostruire, ecco, questo, diciamo, giustifica la vostra presenza all'Aquila oggi. Prendiamo spunto proprio dal fatto che questo è il salone della ricostruzione qui all'Aquila, questa presenza voluta fortemente da papà e Giancarlo, comunque dai pilastri dell'azienda ormai da più di 25 anni. È un segno, vuole essere un segnale forte, proprio perché la ricostruzione deve partire dalla mente, forse tante volte, e dal cuore. Ricostruire proprio il pensiero di almeno provare e vedere di farcela, e noi ce la mettiamo tutta per aiutarla. Ecco, questo è il nostro obiettivo, è la missione. Tasso e Candeloro a Lanciano, in via Tinari numero 3, www.tassoecandeloro.it.